Siamo in presenza del presidente della Saga della Ciò del Cinghiale e del Circolo Culturale Giuseppe Ruggiero per la 10ª edizione. Presidente, ci illustri un po' questa saga. Beh, la saga della Nocciola del Cinghiale è rinomata in tutta la provincia di Salerno e anche forte oltre i confini. 30 anni sono sintomo di qualità e di esperienza, ma soprattutto io dico sempre di ospitalità. La saga della Nocciola del Cinghiale offre due prodotti esclusivi come la nocciola, quindi tutti i dolci alla nocciola, la croccante, la famosa croccante di Gaiano, e inoltre le prelibatezze alla cinghiale, panino col salsiccia di cinghiale, in umido, e poi c'è il tegamino con i fusilli con il ragù di cinghiale. Allora, in bocca al lupo per questa sagra e che finisca bene. Crepi il lupo! Siamo alla 10ª sagra delle Nocciole del Cinghiale in presenza del consigliere Agnese Coppola-Negri al comune dei Baronissi. Ci parli un po' cosa ne pensa da esterno di questa sagra? Allora, io ho sempre origini gaianesi innanzitutto, quindi sono fiera di averne fatto parte sempre, ogni anno. Quest'anno purtroppo per diversi impegni non ne posso fare parte, quindi ho voluto almeno partecipare a questo inizio di serata. La Sagra di Gaiano è sicuramente un evento atteso ogni anno, un evento che aggrega tutto il paese e riesce così bene ogni anno perché c'è la partecipazione di veramente tutta la popolazione di questo paese con gioia, serenità e volontà, anche sacrificio. Noi sappiamo che a Brora Baronissi il 30 agosto si terrà la Notte Bianca. Ci parli un po' di questo progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale. Questo progetto della Notte Bianca che si terrà appunto sabato 30 agosto è uno degli impegni che l'amministrazione comunale del comune di Baronissi ha deciso di prendere e quindi di mantenere. È un evento sicuramente anche fortemente voluto dalla cittadinanza, soprattutto dai commercianti che saranno i protagonisti di questo evento, che fungerà anche da innesco per gli eventi che porteranno, si spera, a una fioritura per il commercio nel comune di Baronissi. Allora le auguriamo un grande in bocca al lupo sia a lei sia al comune sia alla saga. Grazie.